Sono tutti argomenti sui quali la Regione si è sempre impegnata, si sta impegnando, l'ho detto tante volte e lo ribadisco. Per esempio ricordo il bando che va nella direzione di cercare di coinvolgere in questi investimenti il pubblico con il privato per cercare di coinvolgere il maggior numero di persone in questa direzione. È un tema importantissimo, è un tema all'ordine del giorno sul quale noi ci siamo. Il tema che è anche la piattaforma del suo piano regionale di sviluppo che non a caso è sostenibile. Assolutamente, assolutamente. Quello che io dico sempre è che comunque bisogna che ci sia una sostenibilità oltre che ambientale, sociale ed economica, ma io credo che finalmente anche a livello europeo ci si sta rendendo conto della necessità di non perdere di vista nessuna delle tre parole. Una giornata molto importante che vede ancora una volta Regione Lombardia protagonista insieme alla Commissione europea, un evento di carattere internazionale. Oggi mettiamo assieme per la prima volta il tema della sostenibilità ambientale con il tema economico. Questa è la grande sfida dei prossimi anni, cioè riuscire a coniugare la conservazione, la tutela dell'ambiente, del territorio, della biodiversità, anche con la capacità attrattiva da parte delle imprese, delle grandi aziende di rinnovarsi, di investire nell'innovazione, nella tecnologia, soprattutto però facendolo nel rispetto dell'ambiente. Abbiamo ascoltato non soltanto rappresentanti della Commissione europea, ma anche importanti stakeholder, imprese, aziende, realtà molto forti sul piano della tecnologia, sul piano dell'innovazione, che hanno voglia di progredire e hanno voglia soprattutto di unire la parte economica con quella della sostenibilità ambientale, che è, diciamo, la sfida del futuro. E Regione Lombardia sarà protagonista in questa sfida. Direi che è la nuova regola dell'economia. L'idea che ambiente ed economia siano due gambe della stessa organismo che si chiama sostenibilità è la regola, è un concetto su cui stiamo lavorando. Lavorare sulla biodiversità, come in questo caso, ragionare con chi fa impresa è sicuramente un modo moderno e giusto per lavorare sulla sostenibilità, che vuol dire creare occasioni di sviluppo, lavoro e sostenere l'ambiente, quindi una vittoria perfetta. In concreto, giusto per spiegarlo ai cittadini che ci ascoltano, come si traducono questi impegni? Ma da questo punto di vista la ricerca di nuove tecnologie per esempio accumulare acqua, tenere indenni i nostri torrenti oppure bonificare i luoghi utilizzando nuove tecnologie, nuovi modelli di sviluppo, possono rappresentare un'occasione anche per le imprese per non consumare il suolo, per occupare i loro dipendenti e trovare soluzioni. Quindi i brevetti, i lavori di ingegneria, l'intelligenza artificiale, il concetto di smart city, sono tutti strumenti che servono alla salvaguardia dell'ambiente e creano occupazione e creano profitto.